Davanti a Bagnaia, dove che cosa succede? Succede che addirittura il paesaggio viene creato. Non so se riesco a puntare, non so bene come funziona. No, non so dove sia il puntatore. È completamente autonomo anche rispetto al palazzo che è già incardinato sull'asse, diciamo, del borgo, con i suoi due giardini. Spesso poi questi giardini e queste ville diventano un complesso, diventano, a proposito di modificazione del paesaggio, un insieme. Quindi il paesaggio ne viene fortemente impresso. Abbiamo una serie di esempi in questo senso in Italia, insomma. Basti pensare, oltre che alle ville venete che abbiamo visto in Brenta, ma basti pensare ai nostri debiti con quello che è stato fatto in Francia, con il giardino francese, con Notre, con Versailles. Ma a me piace anche pensare che Vavidelli avesse visto le ville del Vignola, perché in realtà c'è un rapporto molto simile, cioè la trasformazione del paesaggio è innanzitutto una città che si svolge intorno, l'asse che porta verso Napoli, questo splendore, diciamo, di golfo che viene inquadrato sullo sfondo. Naturalmente oggi dobbiamo pensare che l'aria al tempo era molto più pulita, insomma. Oggi magari queste visioni ce le abbiamo solo in particolari momenti, ma se i pittori dell'epoca le rappresentano, riferimento a Persano, dove che cosa succede? Succede che c'è un luogo particolarissimo. Beh, oggi quando pensiamo a Persano, naturalmente pensiamo alle grandi calce di Carlo III, pensiamo agli attraversamenti, al fatto che la corte, non la corte, l'amministrazione si trasferiva per alcuni mesi. L'amministrazione del regno si trasferiva a Persano perché il re voleva cacciare questo posto, che era un posto particolare, che era proprio lì, insomma. Lì c'era una festa praziale primaria, quindi, come dire, acqua, paludi, chiaramente, no? Letto delle felici. Quindi, tornando un attimo al discorso generale, in realtà il grande apporto dei giardini storici anche sull'ambiente, su quello che è il nostro futuro, a proposito del convegno, è la presenza di elementi anche di grande rilevanza ecologica. I grandi giardini storici, oltre ad avere, come dire, informato di sé la presenza del cosiddetto verde urbano, basti pensare alla città di Roma, cioè in cui i parchi urbani sono tutti quanti fatti da giardini storici, insomma. Ma nei giardini storici c'è un'attenzione maggiore, per forza di cose, di vincoli, di piante, eccetera, anche sui grandi esemplari, cosa che altrove purtroppo è negata. E quindi si crea un ambiente, che è un ambiente ricco, vario, ecologicamente importante, soprattutto all'interno delle città, e quindi qualcosa che può servire per poi fare rete. Oggi parliamo molto di forestazione urbana, diviene un elemento oramai indispensabile, insomma. Pare che il grosso problema delle città di essere già un nucleo importante che va messo appunto in rete. Ma i giardini botanici e storici, in particolare l'esempio dell'orto botanico di Napoli, è lampante in questo senso, è anche quello di diffondere la vegetazione sul territorio. L'orto botanico di Napoli, in piazza Ottantella all'epoca, al visitare il giardino della Minerva, la seconda volta, e quando siamo tornati a casa ho scoperto che dentro la borsetta aveva una pianta, una talea piccolissima, insomma, di questa pianta che lei ha piantato. Certo, alla portella. Ho detto un'altra cosa. Ah, perdono. Adesso sarà no, alla portella. Alla portella, appunto, ha preso questo pezzettino, l'ho trovato a casa, l'ha piantato. Questa pianta ha cominciato a svilupparsi, che è una piantaccia, insomma, c'è una grande vitalità, è altissima.
grazie per la tua.